Il primo punto, cioè, di riflessione da cui partire è quello dello stato di attuazione del programma ad oggi. Io ieri sera ho fatto un'estrazione da Caronte, quindi un'estrazione libera. Chiunque di noi, insomma, di chiunque ha accesso al sistema operativo Caronte, può guardare per vedere quali sono attualmente i numeri del programma. I numeri, diciamo, come dire, di per sé non sbagliano, perché ti dicono ciò che in questo momento, cioè, noi abbiamo consolidato nei rapporti finanziari con la comunità europea. Noi sappiamo che in questo momento il programma, a seguito di una serie di vicissitudini, di accordi, di temporary framework, cioè, attualmente il programma, cioè, operativo della regione siciliana vale 4 miliardi e 273 milioni, eccoci. Quindi, diciamo, una mole di investimenti importante. Dove i 4 miliardi e 273 milioni sono investimenti, diciamo, che l'amministrazione deve rendicontare per poter ottenere il contributo previsto, diciamo, dalla Commissione europea. Ricordiamo il contributo previsto dalla Commissione europea, ha subito, diciamo, delle modifiche, prima del 75%, poi è diventato l'80%, ora in un periodo transitorio siamo addirittura al 100% della spesa rendicontata, cioè tutto quello che in questo momento viene portato a certificazione, la Commissione lo rimborsa non all'80%, secondo, diciamo, l'ultima versione del contributo comunitario, ma lo rimborsa al 100%, proprio per far fronte a quella che è stata l'emergenza Covid che tutti gli stati membri hanno dovuto affrontare. Dico, ad oggi quindi abbiamo 4 miliardi e 273 milioni di spesa che dobbiamo certificare, quindi che deve essere prima attuata, poi, diciamo, rendicontata se si tratta di regimi di aiuto da parte dei beneficiari o comunque rendicontata dai beneficiari delle opere pubbliche, deve essere liquidata, deve essere controllata e infine portata in domanda di pagamento e deve subire e deve superare i controlli dell'ADA. Ad oggi, a fronte di 4 miliardi e 283 milioni, abbiamo quello che è una grandezza che ci dà l'entità, diciamo, della realizzazione del programma, di un avanzamento economico di 2 miliardi e 500 e 600 milioni. Diciamo, poco più della metà. L'avanzamento economico realizzato rappresenta, scusate, rappresenta quello che per chi ha dimestichezza con, diciamo, con le opere pubbliche è l'avanzamento di cantiere, ancorché il costo sia stato realmente fatturato e conseguentemente, diciamo, pagato. Quindi, cioè, è quello che è, come dire, lo stato di avanzamento fisico di realizzazione delle varie operazioni incluse nel programma. Quindi significa che non tutta questa parte comunque poi è confluita in documenti di spesa sui quali è possibile fare la liquidazione, poi il pagamento e così via, il controllo, eccetera, eccetera. Quindi al 2021 siamo ancora in una fase di poco più della metà del programma. Se guardiamo poi l'aspetto invece della certificazione, cioè tutto quello che invece ha superato tutte le varie fasi di attuazione, liquidazione, controllo e certificazione, abbiamo una grandezza di 1 miliardo e 300. Quindi a questo punto siamo a poco più di, forse arriviamo a un terzo del programma. Con già delle grandezze, che sono gli importi ritirati e le sospensioni che individuano, diciamo, per quelle che sono le macro grandezze del programma, spese per le quali, a fronte di tutto il percorso di attuazione, controllo, certificazione, eccetera, eccetera, controlli dell'ADA e controlli della Commissione, 112 milioni sono stati ritirati dalla certificazione, significa che sono stati espunti da quello che noi abbiamo richiesto come rimborso. Quindi di questo ci sono ulteriori 46 milioni di spese sulle quali la Commissione, l'ADA, la certificazione ritengono che bisogna fare degli ulteriori approfondimenti legali per poter comprendere se effettivamente questi 46 milioni dobbiamo considerare come validi per il rimborso comunitario piuttosto che tirarli fuori. Quindi, diciamo, da una semplice fotografia, considerando dove siamo arrivati, 2021, cioè maggio 2021, considerando tutte quelle sono le, diciamo, difficoltà di attuazione di progetti per tutta una serie di vicende, sia di natura amministrativa sia di natura
contestuale, vedi il Covid, vedi le difficoltà finanziarie, vedi, diciamo, il settore, diciamo, l'economia che in questo momento rallenta e quindi, diciamo, molti soggetti, diciamo, non sono disposti più ad investire o a investire con la stessa velocità. Oggi, diciamo, sapere che entro il 2023 noi dobbiamo colmare questo gap da 1 miliardo e 3 fino a 4 miliardi e 2, ci deve, come dire, motivare a stringerci, come dire, come dicevo una volta, diciamo, patriotticamente a corte, perché dobbiamo fronteggiare una grossa mole di lavoro. Una grossa mole di lavoro che abbraccia trasversalmente tutti. Noi, come, diciamo, dico noi perché, diciamo, lavoro da tanti anni sui controlli, ma ho fatto anche attuazione, ho fatto monitoraggio. Dico, questo tipo di lavoro, carico di lavoro, riguarda trasversalmente tutti. L'attuazione, perché, diciamo, comunque il fronte, diciamo, verso tutto ciò, quello che è l'amministrazione verso l'esterno, riguarda il controllo, perché poi deve cercare di. Deve, diciamo, controllare la spesa e deve rendere ammissibile la spesa che è difendibile poi a livello comunitario, ma riguarda anche l'autorità di certificazione, l'autorità e l'ADA, perché comunque di qua ai prossimi 2 anni e mezzo si troveranno a dover fare una quantità di lavoro che normalmente è stata divisa in 3 anni, in 4 anni. Quindi, diciamo, le attività che ci aspettano sono tante, quindi bisogna essere consapevoli e bisogna, come dire, partire, diciamo, all'attacco, perché dobbiamo comunque superare, come sempre è stato fatto tra parentesi, questa sfida, anche perché nei prossimi periodi, con quello che è il recovery che stanno approvando, di fatto sono nuovi fondi strutturali che dovranno essere utilizzati, spesi, rendicontati secondo le regole amministrative. Quindi conoscere quello che ci aspetta ed esserne consapevoli è sicuramente una cosa opportuna, perché ci permette di essere più efficaci ed efficienti nell'utilizzo delle risorse. Tenete conto che questo, diciamo, è tutto quello che noi non riusciamo poi a spendere, o comunque che viene poi contestato. Per esempio, i 112 milioni di ritiri sono, nel caso concreto, soldi, diciamo, risorse finanziarie che lo Stato e la Regione devono comunque far fronte, perché comunque la spesa è stata effettuata e non verrà fatto il rimborso da parte della Commissione europea. Quindi saper essere coscienti di questo aspetto qua ci deve far, come dire, lavorare con più sinergia e con maggiore consapevolezza. Gaetano, Quindi, scusami, ti volevo segnalare che c'è una domanda in chat, non so se riesci a vederlo o la leggo allora, io. no, non le vedo, perché se vedo la Ok, allora presentazione. te la leggo, dice, rispetto alla diapositiva precedente, è presente una proiezione anche per il POFSE? Come mai in alcuni obiettivi tematici come la 3 e la 7 l'avanzamento supera la dotazione finanziaria? Perfetto. Domanda, diciamo, che mi ero, diciamo, era una cosa che volevo dire e poi mi è sfuggita nell'esposizione. Allora, dell'FSE non ce l'ho perché non ho l'accesso al sistema Caronte FSE. Però, diciamo, è una cosa che possiamo recuperare. Il mo motivo per cui abbiamo degli avanzamenti economici superiori rispetto alla dotazione riguarda quello che si chiama overbooking. Allora, che è una cosa che più avanti verrà. C'è una slide, però anticipiamo perché l'ordine non è vincolante. Una riflessione: se noi, diciamo, dobbiamo realizzare 4 miliardi e 200 milioni di investimenti, sappiamo tutti, cioè, per le varie competenze, cioè per le varie attività che si svolgono, che per arrivare a 4 miliardi e 200 milioni di rendicontazione e di certificazione occorre prevedere una mole iniziale di investimenti molto maggiore, perché l'esempio più semplice è: finanziamo un'opera pubblica, poi c'è il ribasso non è, diciamo, spesa certificabile, perché, diciamo, sono dotazioni di risorse che ritornano a disposizione del programma. Quindi, quando noi impegniamo le risorse per fare gli investimenti, supponiamo che abbiamo un progetto soltanto che cuba 4 miliardi e 200 milioni, facciamo il bando di gara,
la ditta che vince l'appalto fa un ribasso d'asta, supponiamo che l'importo che viene aggiudicato è 4 milioni, i 200 milioni sono nuove risorse che fino a quando non sono definitivamente disponibili per un nuovo bando, sono di fatto impegnate, bloccate, ma che sicuramente non potranno essere certificate. Quindi è prassi consolidata che per noi poter rendicontare 4 miliardi e 200 milioni dobbiamo avere di fatto una base di impegno di partenza superiore, perché poi per esempio nel caso delle imprese, nei regimi di aiuto, noi finanziamo un'impresa, ma l'impresa magari non realizza il 100% di investimento, ma si ferma all'80, al 90, oppure finanziamo un'impresa che poi invece decide di non andare avanti. Quindi a fronte degli impegni iniziali, che se ci basassimo soltanto sul programma sarebbero 4 miliardi e 200 milioni, dobbiamo prevedere ulteriori impegni per poter far fronte a questo naturale decremento della spesa che c'è durante l'attuazione o poi nel controllo, eccetera, eccetera. Quindi in questi due casi, lotti 7, abbiamo di fatto già una maggiore spesa che noi intendiamo rendicontare per far fronte anche a quelli che sono gli eventuali tagli che l'OT può subire a seguito dei controlli di primo livello, di certificazione o di ADA o della commissione. Quindi questo maggior avanzamento è dovuto a quello che è l'overbooking, che è fisiologico ed è, vi dico, che sarà necessario avere. Quindi laddove abbiamo degli OT che sono molto distanti dall'impegnare tutte le risorse, è necessario che i CDR competenti o si attivino per trovare nuove operazioni da poter, come dire, retrospettivare sul programma, quindi fare overbooking di spesa rispetto alla dotazione iniziale, oppure sicuramente entro i prossimi periodi, ma stiamo parlando di periodi ma non distanti, perché siamo 2021, il 2023 si chiude, quindi se il programma dovrà necessariamente effettuare una rimodulazione finanziaria per trasferire le risorse dall'OT che non sta spendendo verso un OT che invece ha potenzialità di spesa. Perché questo non è patrimonio di un dipartimento, questo è patrimonio della regione. Quindi laddove la regione non riesce a spendere su un OT, necessariamente è costretta a fare una rimodulazione verso l'OT che ha maggiore tiraggio. Tenendo in considerazione un aspetto che per regolamento comunitario i primi quattro OT, quindi lotti 1, 2, 3 e 4, possono, devono avere a fine di programmazione non sotto il 50% dell'intero programma. Quindi se noi volessimo trasferire tutto sul lotti 7 non lo possiamo fare, mentre lo possiamo fare verso lotti 1, lotti 2, lotti 3, lotti 4, a meno che non ci sia un'espressa deroga che deve essere concordata con la Commissione. Quindi a maggio 2021, se noi immaginiamo che ci sia un problema di spesa su un OT 5, 6, 7, 9, 10 e 11 per noi, l'8 per l'FSE, bisogna subito attivarsi per concordare e concordarsi con l'amministrazione e con la Commissione europea un eventuale trasferimento di risorse. Quindi tutte queste vicende che poi si chiudono come una mannaia al 31 dicembre 2023 non si possono affrontare nell'ultimo mese, bisogna guardarle per tempo perché c'è tutta un'attività amministrativa da porre in essere da un punto di vista di attività amministrativa da una parte e di condivisione, condivisione interna alla regione, quindi tra dipartimenti, tra assessorati, eccetera, eccetera, che devono comunque convergere verso una posizione. Quindi per questo dico, il tempo è sufficiente, ma non bisogna stare là. E tutti siamo chiamati a fare essere un po' attivi da questo punto di vista, perché laddove ci si accorge che ci sono delle oggettive difficoltà per vicende specifiche di queste, legate a un CDR, queste devono essere rese patrimonio comune dell'autorità di gestione che deve cercare di mettere a sistema tutte le varie esigenze. Quindi questo è un elenco di quelle che sono le principali scadenze di qua ai prossimi periodi.
Quindi noi sappiamo che il periodo di eleggibilità scade il 31 dicembre 2023, quindi significa che a quella data tutte le spese che noi intendiamo certificare devono essere già pagate, cioè rendicontate, pagate e controllate, nonché diciamo, certificate. Che le regole poi diciamo, di ammissibilità specifiche delle spese sono quelle degli avvisi o dei bandi che vengono fatti dai vari CDR, che la domanda finale di pagamento intermedio che verrà fatta il 31 luglio 2024 è che tutti i documenti di chiusura devono essere presentati entro il 15 febbraio 2025. Cioè dal dicembre 2023 fino a febbraio 2025, di fatto è soltanto ciò, raccolta di documenti per chiudere i conti, per chiudere le relazioni e quant'altro. Quindi il tempo, e ricordiamoci che in questo arco di tempo ci sarà poi la promozione 21-27 che incomberà. Quindi diciamo, quanto più noi riusciamo a anticipare queste attività, tanto più, come dire, possiamo lavorare serenamente per i prossimi cicli di programmazione, sapendo già da oggi che il prossimo ciclo di programmazione, oltre allo stanziamento ordinario, avrà molto di più perché ci sarà il recovery. Su queste, diciamo, ulteriori diciamo, date ci ritorneremo dopo perché poi ci saranno ulteriori informazioni che completeranno questa tabella delle date. Diciamo una cosa generale. Sappiamo che noi per una spesa essere ammissibile fondi SIE 14-20 deve essere sostenuta, pagata e deve essere rendicontata. Questo è l'ottimo, diciamo, che tutti, diciamo, ci aspettiamo di trovare in ciascun dipartimento, in ciascuna azione. Di fatto, diciamo, ma già l'esperienza di questo periodo ci mette davanti un fatto che è distante da quello che è, come dire, la situazione tipo. Perché noi siamo sicuri che al 31-12-2023 tutte le operazioni saranno state tutte pagate, cioè che tutti avranno rendicontato, che noi li avremo pagati, che avremo fatto il controllo e poi la certificazione. L'esperienza dei passati cicli, ma già quello che noi possiamo vedere in questa prima battuta, ci fa comprendere che al 2023 non arriveremo mai in questa situazione ideale, perché sono progetti complessi, perché ci sono vicende giudiziarie, perché abbiamo la sospensione, il ricorso al TAR e tutta una serie di eventi imprevedibili, tipo una frana, uno smottamento, un'accessibilità, cioè tutta una serie di eventi che incidono sulla possibilità effettivamente di poter portare a termine le operazioni. Questo, diciamo, se diciamo, nella normale vita amministrativa è un evento che non possiamo, cioè che subiamo, dal punto di vista dei fondi comunitari, il tempo per loro è sostanza, nel senso che comunque, fatti, diciamo, nonostante possano avvenire tutti questi eventi, comunque noi dobbiamo chiudere i conti. Chiudere i conti significa, diciamo, che noi dobbiamo presentare aggregati di numeri e di relazioni che dicono quanto abbiamo speso di questo famoso stanziamento, di questo stanziamento iniziale. Tutti gli altri eventi sono, come dire, comprensibili umanamente, amministrativamente, ma per la commissione sono eventi comunque deve farsi carico l'amministrazione. Se deve fare carico l'amministrazione significa che vanno sul bilancio regionale. Quindi diciamo, se una volta forse era più semplice ipotizzare che la regione, comunque che le regioni, perché non vale appunto per la Sicilia, ma vale per tutte le regioni che godono dei fondi comunitari, era più semplice perché magari lo Stato era in grado di far fronte o c'erano più entrate. Oggi, con tutta una serie di eventi ulteriori, se avviene un evento di questo tipo, mette, diciamo, grande crisi, diciamo, in tutto il sistema amministrativo. Quindi, diciamo, se noi dobbiamo fare qualche tipo di modifica al programma, il termine massimo
dice la Commissione, ricordatevi che oltre il 30 settembre 2023 io non accetto più nessuna modifica, ma già arrivare al 30 settembre 2023 è una cosa folle, perché significa che noi siamo, come dire, non che stiamo gestendo gli eventi, ma siamo schiavi degli eventi, perché se l'ultimo periodo di ammissibilità è il 31 dicembre e noi presentiamo l'ultima modifica del programma il 30 settembre, perché poi loro vogliono 30, 90 giorni minimo per poter decidere, significa che noi appena arriva la decisione dobbiamo avere tutte cose pronte, cioè tutto pagato, tutto controllato, tutto certificato, perché se no, diciamo, non siamo in grado di gestire, diciamo, amministrativamente il programma. Quindi è chiaro che la modifica del programma il 30 settembre potrà avvenire, ma come ritocco finale, cioè mi mancano 2 milioni di euro, 3 milioni di euro per chiudere un'OT, faccio lo spostamento finale. Ma certamente non si può ipotizzare di trasferire ingenti risorse da un'OT all'altra, perché poi non sarebbero gestibili dai CDR che diventerebbero competenti in quel momento. Ci sarebbe una follia. Quindi, diciamo, questo, diciamo, ci deve far riflettere che è vero che la chiusura del programma è distante nel tempo, ma di fatto tutti gli atti che devono essere fatti per arrivare alla chiusura necessitano di tempi tecnici, diciamo, necessari e, diciamo, incomprimibili. Io non so se, diciamo, nei vostri dipartimenti avete grandi progetti. Dico, è una per completezza espositiva, diciamo, non so se c'è qualche dipartimento in questo momento che ha il grande progetto, diciamo, tra quelli da attuare. Diciamo, laddove forse, diciamo, una volta il Dipartimento Sanità ne aveva uno, cioè il Dipartimento Pianificazione Strategica, nel 2014-2020 normalmente i grandi progetti sono di competenza delle infrastrutture. Dell'OT2, quindi dell'ARIT. Il grande progetto, come dicevo, non è un'esperienza comune per tutti i dipartimenti, però, diciamo, il grande progetto, che è quell'intervento, quell'operazione che ha un costo superiore a 50 milioni di euro, un costo, cioè, un'operazione complessa, diciamo, come potrebbe essere, come è stata per esempio la realizzazione del polo di Librino, piuttosto, cioè, del polo ospedale di Librino, piuttosto, diciamo, che l'autostrada Palermo-Agrigento, Caltanissetta-Agrigento, cioè i grandi interventi infrastrutturali, chiaramente sono interventi che cubano molte risorse, impegnano molte risorse del programma e servono perché danno, con un solo intervento, noi possiamo utilizzare molte risorse comunitarie. Quindi l'invito, diciamo, che potrebbe essere dato ai partecipanti di oggi è guardare se all'interno, diciamo, dei propri progetti, cioè del proprio parco di progetti del Dipartimento, esistono dei progetti riconducibili a queste dimensioni finanziarie e se questi progetti hanno una qualche valenza, cioè se sono coerenti con le finalità del programma. Perché laddove abbiamo una cosa del genere, l'amministrazione, visto, diciamo, che ha un gap di attuazione da recuperare per tutto il programma, potrebbe decidere di, come dire, prendere questo progetto, comunicarlo alla Commissione e farselo autorizzare e finanziare il programma. Quindi, diciamo, con pochi progetti provare a chiudere il gap, perché è quello che un po' tutti i CDR sono chiamati in questo momento a fare e che l'autorità di gestione sta provando a fare per colmare questo gap di attuazione. Poi sulla parte, diciamo, del phasing, diciamo, dell'operazione, diciamo, ne parliamo dopo perché è un aspetto, diciamo, che trattiamo successivamente. Una cosa, diciamo, che volevo ricordare, diciamo, che molte volte, diciamo, uno lavorando concentrato sulle proprie attività, diciamo, non conosce un po' alcuni aspetti finanziari di tutta questa vicenda. La cosa che volevo sottolinearvi è che quando, diciamo, il CDR fa la certificazione e tutto va bene, va tutto, diciamo, viene accettato dalla Commissione, di fatto la Commissione non rimborsa in questa prima battuta il 100% di quanto deve. Supponiamo che noi abbiamo una spesa di 100, la Commissione l'accetta per tutte 100 e, diciamo, secondo, diciamo, le normali regole ci dovrebbe dare l'80% di questo 100. In effetti la Commissione non ci dà l'80%, ci riconosce l'80%, ma finanziariamente ci trasferisce il 90% di questo 80%. Quindi si mantiene un tesoretto dentro. Quindi sui 4 milioni, diciamo, quindi l'amministrazione, quando attua, di fatto fa anche una dichiarazione di cassa.
Perché diciamo, finanzia il progetto, fa rendicontare il progetto, certifica l'importo, ma poi come rimborso ne ottiene il 90%. Il 10% la commissione ce lo darà a chiusura del programma, quindi al 2025. Quindi nel frattempo l'amministrazione regionale ha dovuto affrontare spese dal 2014 al 2025, quando si chiuderanno i conti, un importo che su 4 miliardi e 2, il 10% sono già 4, senza battere ciglio, sono 420 milioni che deve finanziariamente rimanere esposta prima della chiusura. Quindi anche questo ci porta a comprendere come, diciamo, i fondi strutturali sono una grande opportunità, ma più noi dilatiamo il tempo, più l'amministrazione si trova strozzata dai fondi strutturali. Dicevo, l'altro, diciamo, l'altra questione, diciamo, di cui parlavo era il fatto dell'overbooking, l'abbiamo detto prima. L'overbooking è un'operazione, un'attività necessaria per poter utilizzare i fondi strutturali disponibili. Quindi l'overbooking, diciamo, è, diciamo, appunto la possibilità di dichiarare alla Commissione spese superiori alla dotazione del proprio OT. Questo, diciamo, eccesso di spesa dichiarata serve per i vari OT per far fronte a quelle che eventualmente sono i tagli che subisce a seguito degli audit. Quindi noi, come dire, ci mettiamo dentro il tesoretto per far fronte agli eventuali tagli. Quindi se quell'OT, quella determinata azione, il programma subisce una decurtazione a seguito di un controllo dell'ADA o della Commissione europea, noi abbiamo il tesoretto che ci permette di compensare questo suo taglio e quindi di non avere tagli nel trasferimento del denaro. Una cosa importante, diciamo, che deve diventare patrimonio comune è il fatto, diciamo, che le domande di pagamento sono cumulative solo all'interno di un determinato esercizio contabile. Significa che tu, all'interno dello stesso esercizio contabile, che per la Commissione europea non va da gennaio a dicembre, ma va dal 1 luglio 2000 di un anno al 30 giugno dell'anno successivo. Quindi è spazzato di 6 mesi. Quindi tu, all'interno di quel periodo, quindi dal 1 luglio di un anno al giugno dell'anno successivo, puoi fare più domande di più battute di certificazione. Io dovrei chiudere il telefonino. Aspetta. Grazie. Sì, a posto. Allora, quindi fin quando, diciamo, se un obiettivo, un OT, raggiunge il massimo delle dotazioni del fondo, cioè stabilite per quell'OT, allora l'eventuale spesa in overbooking si può utilizzare soltanto all'interno di quell'anno. Non si può trasferire quell'overbooking agli anni successivi. Quindi che significa, nella sostanza, che l'amministrazione tutto l'overbooking lo deve fare nell'ultimo anno. Quindi significa che nell'ultimo anno noi dobbiamo non solo fare l'ordinario, ma metterci davanti il tesoretto che ci permette eventualmente di far fronte ai tagli. Quindi il 2024 e 2025 saranno, non solo dobbiamo fare l'ordinario dei 4 miliardi e 2, ma ci dobbiamo mettere dentro tutte le altre spese che ci consentano di eventualmente far fronte, diciamo, all'overbooking, ai tagli. Quindi il lavoro c'è e bisogna esserne consapevoli. L'altro, diciamo, allora a questo punto, diciamo, noi abbiamo che per poter chiudere il programma noi dobbiamo avere o spese, operazioni completate, pagate, controllate e tutto. Quella diciamo, è la situazione ideale. Quindi abbiamo la possibilità di diciamo, realizzare completamente l'operazione e chiudere, fare il decreto di chiusura, mettere il punto, diciamo, la parola fine a quell'operazione. Se però questo, diciamo, percorso non è integralmente possibile farlo, ci troviamo in quei casi in cui la Commissione europea, come negli altri cicli di programmazione, dà la possibilità di dividere il progetto su 2 cicli di programmazione. Quello che si chiama fasizzazione, in un termine osceno, però, diciamo, in termini inglese forse suona meglio che il phasing. Comunque la divisione in fase. Però questa opportunità, questa
Quindi per non perdere l'eventuale spesa certificata per un progetto che non viene completato, non viene estesa a tutti, ma soltanto ad alcuni progetti con specifiche caratteristiche. Che sono queste di qua? Innanzitutto, l'operazione di cui noi chiediamo la divisione in fasi non deve provenire dal 713. Quindi, laddove l'autostrada la Palermo-Caltanissetta, che proveniva dal 713, oggi non la possiamo portare, che è stata ipotizzata dal 713 e 1420, non ce la possiamo portare al 2127. Tutto il resto dell'operazione che noi non siamo riusciti a realizzare, questa ce la dobbiamo collare comunque con i fondi nostri. Punto primo. Secondo, un requisito necessario. L'operazione, che si intende dividere in fasi, deve essere superiore a 5 milioni di euro. Quindi, se noi guardiamo il programma operativo e guardiamo quante operazioni hanno superato 5 milioni di euro, non sono tantissime. Sono un bel numero, ma non è che ci permette eventualmente di mettere in sicurezza moltissima spesa. L'altro aspetto è che l'operazione che noi andiamo a considerare deve essere divisa dal punto di vista finanziario in due step. Quello che rendicontiamo nel 14-20 e quello che andiamo a rendicontare nel 21-27. Spese, fotografia finanziaria che dobbiamo fornire in maniera incontrovertibile, cioè noi dobbiamo assicurare che non ci sono spese che ci rendicontiamo nel 14-20 e poi magari ce le rendicontiamo nuovamente nel 21-27. E di tutta questa cosa qua bisogna darne conto nelle relazioni finali. Quindi, questa opportunità di quindi, evitare di perdere certificazione è possibile solo se noi ci troviamo di fronte ad un progetto di opera pubblica o di incentivo alle imprese che abbia queste caratteristiche. E l'altra cosa importante è che nel 21-27 questa operazione deve essere coerente con il programma, con le priorità del nuovo programma. Quindi, se supponiamo il nuovo programma non prevede più quella priorità, allora ci troveremmo in difficoltà. Quindi non possiamo utilizzare la fasizzazione dell'operazione. Gaetano, ti interrompo un attimo perché vedo una domanda in chat per magari legarci al discorso che stai facendo. Te la posso leggere? Sì, nel frattempo ok. Ma l'overbooking può essere compensato con OT diverse? Allora, l'overbooking va per OT. Per poterlo spostare da un OT ad un altro occorre fare una riprogrammazione del programma. Quindi è una di quelle azioni amministrative che bisogna concordare e fare. Quindi io posso, se per esempio un OT ha una possibilità di andare in overbooking perché ha spesa coerente con i requisiti e criteri del programma 1420, ha la possibilità di utilizzare questa spesa e questa spesa è certificabile, quindi che ha tutti i crismi della certificabilità, può innanzitutto attivare le procedure, successivamente far sì che questo overbooking sia materialmente compensato da risorse assegnate all'OT. Quindi la risposta è sì, chiaramente bisognerà porre in essere una riprogrammazione del programma. Ok, grazie. Riprovo a ricondividere. Io chiaramente quando ci sono delle cose non chiare, interrompetemi quando ritenete opportuno. Sì, Allora, poi dici tu se preferisci che le domande ti siano fatte tutte alla no, no, via fine o no, no, nel via via che, corso, scusami. via via che parli o nel corso, diciamo, alla fine del tuo intervento, come preferisci tu. Dico, via via che arrivano le domande, le possiamo trattare anche perché magari poi sfuggono, quindi magari una domanda puntuale su una slide che poi non ha, Perfetto. quindi nessun, assolutamente libera la questione. Va Quindi, bene, quindi ok. siete invitati tutti nel caso in cui aveste dei dubbi o delle perplessità a scriverle in chat e poi noi le leggiamo al dottor Vinci. Quindi dicevo, la fasizzazione è un'opportunità, quindi noi possiamo non perdere la spesa già certificata perché l'operazione non si è completata nel ciclo di programmazione e dividere l'operazione su due cicli, mantenendo, la certificazione dell'operazione in entrambi i cicli.
Chiaramente in tutto ciò c'è un contrappasso, che nel momento in cui si divide un'operazione su due cicli di programmazione, laddove nel secondo ciclo di programmazione l'operazione incappa in una qualche problematica, cioè che può non essere, che non si arriva a concluderla, per esempio, oppure che ci sono delle irregolarità, eccetera, eccetera, la commissione non solo applica la rettifica sul programma 21-27, ma applicherà la rettifica sul 14-20. Quindi, diciamo, i conti dei cicli di programmazione di fatto hanno tempistiche di chiusura molto lunghe. Quindi il saldo, il famoso 10%, la commissione per queste motivazioni qua, poi di fatto lo erogherà non a distanza del 2025 come dovrebbe essere, ma lo erogherà nel 2030. Quindi, diciamo, ci sono delle partite contabili che rimangono aperte per anni all'interno dei bilanci regionali di dare e avere nei confronti della Commissione su tutte queste partite relative ai vari progetti poi puntuali. Un'altra delle opportunità che ci dà la Commissione riguarda invece le altre operazioni definite non funzionanti. In Scusami questo Gaetano, caso, scusami sì. Gaetano. Collegata sempre al phishing, scrivono: i limiti del phishing valgono per tutti i programmi con i fondi SIE? Sì, per tutti. Il phishing, diciamo, è una cosa trasversale per tutti i programmi. Perfetto, grazie. Dicevo, l'altra, diciamo, quindi abbiamo operazioni superiori a 10 milioni di euro, facciamo il phishing. A superiore a 5 milioni di euro, ecco, facciamo il phishing. Nel 7-13, tu potevi fare una cosa di questo tipo se invece l'operazione era superiore a 5 milioni di euro, a 10 milioni di euro. Mentre, diciamo, in questo, diciamo, ciclo di formazione era abbastanza anche, secondo me, per far fronte a quello che è diciamo, la vicenda legata al Covid. L'altra, diciamo, questione che invece, quindi, se siamo in un ambito finanziario sotto e l'operazione non si è conclusa, ci ritroviamo nella necessità di capire come ci dobbiamo comportare. Cioè, se un'operazione alla fine del ciclo di programmazione non è ancora completata, secondo le regole ordinarie, se l'operazione non è fisicamente completata, non completamente attuata o non attiva, l'operazione in teoria dovrebbe essere tolta dalla certificazione. Chiaramente, diciamo, perché questo sarebbe estremamente pericoloso, dannoso per tutti, diciamo, i programmi operativi, vi è un'altra opportunità per poter agire. È quello di poter mantenere in certificazione, di includere nelle spese certificabili anche le operazioni che non sono materialmente portate a termine, però devono avere altre caratteristiche. Stavolta devono essere superiori a 2 milioni di euro. Complessivamente, all'interno del programma, le operazioni non funzionanti non devono superare il 10% del totale della dotazione. Quindi, nel nostro caso, noi possiamo mantenere in certificazione operazioni che complessivamente non superano i 420 milioni di euro, più o meno. Con un obbligo a carico dello Stato, che questo, diciamo, che il completamento delle operazioni in questione deve avvenire entro il 15 febbraio 2026. Su queste informazioni la Commissione vuole essere periodicamente aggiornata. Attenzione però su questo aspetto qua. Le operazioni non funzionanti, sebbene possono essere completate entro il 15 febbraio 2026, le spese che verranno fatte dopo il 31 dicembre 2023 sono a carico dello Stato. Quindi la Commissione ti dice, diciamo, riepilogando, l'opportunità è questa. Se vi sono delle operazioni con costo superiore a 2 milioni di euro, non complete e non funzionanti al fine del ciclo di programmazione, anziché togliere la certificazione, vi è l'opportunità di mantenerla in certificazione, ma il residuo che non è stato attuato bisogna farlo
Entro il 15 febbraio 2026, dandone atto con tutti i crismi e con tutti i controlli, con risorse nazionali. Quindi l'opportunità è non perdere la certificazione delle operazioni non concluse, ma comunque lo Stato se le accolla o la Regione se le accolla sul proprio bilancio. Quindi da una parte c'è l'opportunità di non perdere quanto è stato già certificato e attuato con i fondi strutturali, dall'altra vi è un aggravio finanziario sul bilancio della Regione. Anche qui, diciamo, quindi bisogna, come dire, nella scelta bisogna pungolare quanto più possibile queste, diciamo, tutti i beneficiari affinché loro assolutamente devono produrre, concludere l'investimento e noi dobbiamo, diciamo, concluderlo, controllarlo e quant'altro. Perché tutto quello che non si riesce a fare in questa battuta rimane tutto a carico del bilancio regionale. C'è un'altra domanda. Certo. Quindi si salva il progetto nel complesso, ma le operazioni non funzionanti sono a carico della regione. Il progetto si salva nel complesso e le spese che superano il 2023 sono a carico della regione, esatto. Quindi, diciamo, è un'opportunità perché serve e servirà per salvare moltissima spesa certificata. Chiaramente l'opportunità ha anche un contrappasso. In questo vi devo lanciare un alert che riguarda questa parte che evidenzio. Allora, perché nel vecchio ciclo di programmazione su questo aspetto qua, che c'era una regola simile, ci sono state delle differenti interpretazioni a livello di autorità di gestione e poi anche, diciamo, da parte, diciamo, della commissione, perché per come è scritto, diciamo, nel testo in inglese parla di intero programma, quindi il 10% delle operazioni non funzionanti, nel nostro caso sarebbero, se il programma vale 4 miliardi e 2, sarebbero 420 milioni. Tuttavia, ritengo, cioè, che nella versione finale questa cosa qua sarà declinata diversamente, che invece diranno, secondo me, il 10% dell'OT del programma. Perché ritengo che, cioè, da un punto di vista, diciamo, di obiettivi di realizzazione del programma, è sbagliato parlare di 10% del programma nel suo complesso, perché poiché l'efficacia di un programma operativo si valuta non tanto nell'aspetto finanziario, ma nell'aspetto degli indicatori, che normalmente per chi lavora diciamo, nell'attuazione piuttosto che nel controllo è un aspetto molte volte, diciamo, non marginale, perché si guarda di più, ci si pone più attenzione se la fattura è corretta, se il saldo è giusto, se la pizza di avanti va bene, se c'è la liquidazione, se è tracciabile, se c'è il DURC, l'Equitalia, cioè si guarda molto all'aspetto amministrativo. Molte volte si sottovaluta l'aspetto, cioè, di realizzazione fisica dell'investimento, che è invece quello che serve per valutare l'efficacia di un programma. Mi spiego in altri termini. Se io, quando, diciamo, scrivo il programma, dico che intendo intervenire per rinforzare o per strutturare meglio il trasporto ferroviario, e quindi ritengo che per la Sicilia sono necessari realizzare 100 km, dico una cifra a caso, 100 km di rete ferroviaria. L'obiettivo del programma è quello di, appunto, migliorare la rete infrastrutturale, perché così i cittadini possono accorciare i tempi di spostamento. Che poi la rete ferroviaria mi costa 1 miliardo di euro, è, come dire, la conseguenza logica della mia scelta, ma la scelta viene fatta su indicatori, su parametri, su tutta una serie di aspetti di natura quali quantitativa, non finanziaria. Il finanziario è un aspetto, diciamo, correlato. Quando poi, diciamo, io devo, a chiusura del programma, quando bisogna rifare la valutazione se il programma è stato efficace e quindi si è raggiunto gli obiettivi che si era posto, cioè l'obiettivo era fare la rete ferroviaria, migliorare la connettività, migliorare le reti fognarie, sviluppare l'imprenditoria e quant'altro. Non si guarda tanto
quanto si è speso. Quello è un aspetto, diciamo, conseguenziale. Ma se effettivamente gli indicatori sono stati realizzati. Quindi, trasportando questo ragionamento nel caso delle operazioni non funzionanti, se il 10% in questione non deve essere rapportato rispetto al 100% del programma. Perché in quel caso ci potremmo trovare che hanno T, supponiamo, facciamo un esempio, adesso, che la connettività, l'OT2, che aveva, supponiamo, 400 milioni, se tutte, cioè, le operazioni dell'OT2 sono tutte non operative e non funzionanti, significa che la connettività non ha funzionato, cioè non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Quindi il programma nel suo complesso non ha raggiunto uno dei suoi obiettivi principali. Quindi, secondo me, il caso di questo 10% delle spese relative a progetti non funzionanti sarà relativo a ciascuno di. Però questo maggiore dettaglio in questo momento non ce l'abbiamo, perché non è attualmente nella bozza si parla di programma. Secondo me poi nella versione finale qualcuno si accorgerà di questo aspetto qua e dirà che si deve guardare l'OT. Questa, diciamo, era una conseguenza di quello che dicevamo prima. Le operazioni non funzionanti, che non sono non funzionanti entro il 15 febbraio 2026, devono essere, diciamo, espunti dalla certificazione. È l'unico caso che noi abbiamo per evitare che ci Scusi, sia. apriamolo, vedete se toglierlo o meno, da dove si toglie. Video, avvia video, caccia avvio video, se non ci mette avvia video non c'è, giusto? C'è una lotta con il video. E quindi dicevo che nel caso delle operazioni non funzionanti al 15 febbraio 2026 vi è la possibilità di coprire queste eventuali operazioni, che anche in quella data non saranno ancora non funzionanti, con, se ce le abbiamo, le spese in overbooking. Cioè, quindi le spese fatte e rendicontate alla Commissione in eccesso rispetto alla nostra dotazione. Ecco perché, dicevo, tutti gli argomenti sono correlati e, diciamo, e sono, devono essere gestiti in sinergia, perché, diciamo, l'overbooking serve ad una cosa, ma poi ti serve anche per coprire i buchi che potranno derivare da operazioni che nel 2026, per motivazioni varie, non sono ancora funzionanti. L'altro aspetto, diciamo, che può essere utile conoscere e gestire è il caso delle operazioni che hanno indagini in corso o che sono sospese per un procedimento giudiziario o da un ricorso amministrativo che ha effetto sospensivo. Come gran parte, diciamo, di noi sanno, ogni anno il programma operativo ha degli obiettivi di impegno di spesa da raggiungere, che è la famosa certificazione che noi facciamo in maniera massiva al 31 dicembre di ciascun anno. Perché serve la certificazione di fine anno? Perché la Commissione europea impegna delle risorse per i vari stati, per i vari programmi. Quindi, nel momento, diciamo, che loro devono andare a fare i nuovi impegni, se noi non dimostriamo di aver fatto spesa certificata, loro disimpegnano quelle somme e quindi se le riprendono definitivamente, diciamo, sul loro bilancio. L'unica cosa, diciamo, quindi, o noi per mantenere l'impegno, cioè affinché la Commissione mantenga l'impegno delle risorse a favore dello Stato e quindi del programma, abbiamo due chance: o presentiamo spesa certificata, oppure diciamo che noi non abbiamo potuto spendere quella somma perché ci abbiamo avuto, diciamo, un ricorso, un'indagine, abbiamo un effetto sospensivo sull'utilizzo delle somme. Quindi, se abbiamo un effetto sospensivo, purtroppo noi le possiamo spendere. E quindi, in questa battuta, in questa motivazione, noi abbiamo, nel corso, diciamo, del periodo di programmazione, che non sia l'ultimo anno, possiamo gestire, diciamo, il disimpegno delle risorse. Questa cosa qua, a chiusura del programma, non può più avvenire, perché a chiusura del programma, diciamo, la Commissione e la regola dei regolamenti dicono: ok, questa cosa qui vale nell'ambito del ciclo di programmazione, cioè tu un anno non puoi spendere perché c'è avuto un ricorso, hai avuto il TAR, hai avuto, cioè, un'indagine e quant'altro. A fine periodo, comunque,
Noi dobbiamo chiudere i conti, quindi se c'è una graduatoria, un progetto che c'è una sospensiva, devi decidere cosa fare. O lo decertifichi, lo togli dalla certificazione, oppure lo puoi mantenere in certificazione. Ma ricordi che a quel punto che la semplice sospensione non ti permette di certificare ulteriore spesa. Perché ricordiamoci che noi al 31-12-2023 non c'è più, se la spesa non è stata pagata, noi non la possiamo più certificare. Noi fino al 2025 possiamo mettere a posto le carte, le possiamo controllare, possiamo fare le certificazioni, possiamo fare i controlli UMC, possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma la spesa deve essere sostenuta entro il 31-12-2023. Quindi, nel caso dell'effetto sospensivo, se la spesa che sta dietro l'effetto sospensivo è stata effettivamente sostenuta, ce la possiamo mettere in certificazione. Ma se la spesa a quella data non è ancora sostenuta, e ancora discutiamo con la magistratura, con il TAR, se l'avviso andava bene o non andava bene, l'eventuale conseguenza dell'effetto sospensivo non è più addebitabile alla Commissione. Cioè è comunque una questione interna al bilancio regionale. Quindi poi troverà l'amministrazione le risorse per coprire l'eventuale ricorso. L'unico caso che ci permette di avere questo, diciamo, una posta, no farlocco, una posta, diciamo, comunque ancora sottoposta a discussione, è solo nel caso dei recuperi pendenti, che nel caso concreto sono quei casi in cui l'amministrazione ha già stabilito che l'operazione è da revocare e ha avviato le procedure di revoca, quindi ha messo in piedi tutto quello che necessita per dire al beneficiario, per imporre al beneficiario di restituire le somme. Quindi il caso, diciamo, del recupero pendente, tua amministrazione può dire alla commissione: io ho fatto tutto quello che è il mio possesso secondo l'ordinamento nazionale per fare il recupero, e il recupero ancora non è stato effettuato, ma verrà a breve. Quindi, in attesa del recupero, sospendiamo questa posta dalla certificazione, perché se il recupero avviene, questa posta dovrà essere eliminata dalla certificazione, perché ho speso 10, ho recuperato 10, non posso certificare nulla. Se invece il recupero non va a buon fine, ma per questioni, diciamo, non legate all'amministrazione, perché, per esempio, il soggetto è incapiente, non c'ha più risorse, quindi questa somma che io ho certificato legittimamente tempi, che poi ho avviato tutte le procedure per il recupero, e poi la procedura di recupero è stata infruttuosa, allora con una contrattazione ad hoc, punto punto, con l'amministrazione, tra autorità di certificazione e Commissione europea, questi recuperi, diciamo, che poi diventano recuperi, diciamo, non più possibili, possono essere mantenuti come spesa certificabile. Quindi l'effetto sospensivo, che invece durante il ciclo di programmazione ci permette di non farci disimpegnare le risorse, a fine periodo svanisce. Quindi anche tutte quelle che sono queste poste che rimangono in aria, sappiamo. E sappiate che entro il 2023 devono atterrare in qualche maniera, o dentro o fuori. Quindi questo che significa, nel nostro caso, che dobbiamo farci portavoce nei confronti, diciamo, del sistema, dell'amministrazione, che laddove bisogna battere, diciamo, avviare le procedure di recupero, queste devono essere fatte con estrema rapidità, perché ciò che noi non riusciamo a recuperare entro il 31-12-2023 comunque rimarranno poi a carico del bilancio regionale. Questo, diciamo, è l'articolo che riguarda la sospensione, diciamo, ma che, diciamo, ho già illustrato. Diciamo. Abbiamo quasi finito sulle slide. L'altra cosa che volevo dirvi è che nel momento in cui si prendono i documenti di chiusura non sono più modificabili. Cioè, per la serie, mentre prima, cioè, avveniva che poiché i documenti venivano mandati in cartaceo, era usanza che, poiché l'amministrazione arrivava sempre molto lunga con i tempi, dire: ti ho mandato il documento, casualmente alcune pagine sono illeggibili, quindi poi alcuni mesi dopo, qualche mese dopo, si inviava la versione finale del documento. Oggi tutto ciò non è più possibile, perché tutti i documenti viaggiano attraverso piattaforme telematiche, quindi
nel momento, con firma digitale, contatto. Quindi nel momento in cui noi inviamo un documento, l'amministrazione come autorità di gestione invia un documento di chiusura alla commissione, non può poi attribuire al sistema, alla connettività, a qualche altro magheggio che il documento non è leggibile, non è completo, non è venuto stampato bene, si è usurata la cartuccia, perché non è più utilizzabile questa fattispecie. Quindi le date sulle quali poi ritorniamo tra un poco sono date inderogabili. Cioè non esiste, diciamo, una proroga possibile. L'unica proroga che può essere concessa è attraverso una modifica del regolamento comunitario. Quindi questa è la commissione che d'iniziativa prende carta e penna e dice: l'articolo X del regolamento 1303 non è da intendersi 15 febbraio, ma bensì 15 dicembre. Se noi non possiamo. Scusa un attimo, Sì. Gaetano, perché vedo in chat diversi partecipanti che evidenziano un problema con l'audio. Ora, io e Carmen sentiamo bene, non so se è un problema personale, però è importante che chiaramente Certo, tutti certo, sappiano. certo, certo. Non so se anch'io sento bene, ok. Forse segnalo. Correggimi se sbaglio, Carmen, che chi ha magari un problema con l'audio purtroppo deve uscire e rientrare magari perché gli altri Si credo può sia un fare problema questo tentativo, personale. però è sicuramente un problema connesso alla connessione di ognuno, quindi non è un problema che Tecnico, possiamo diciamo, della risolvere noi. piattaforma, Sì, sì. sì, sì, sì. Ok, scusa l'interruzione, No, Gaetano. dico se, no, chiaramente dico per venire incontro alle loro esigenze, se ci sono delle, se ci indicano più o meno da dove non si è sentito bene, possiamo fare rapidamente un veloce riepilogo. Volete che si faccia un riepilogo? Qualcuno ha necessità che si faccia un riepilogo da qualche parte? Si capiva comunque. Ok, Gaetano, Ok, perfetto. possiamo continuare da dove ti abbiamo interrotto. Sì, Grazie. no, ok. Quindi dicevo, l'escamotage che si è utilizzato nei scorsi cicli di programmazione del fatto che il documento è incompleto, di fatto, diciamo, non è più utilizzabile e quindi il documento a febbraio 2025 deve essere completo. Completo significa che tutti i CDR saranno chiamati a esporre, caso, diciamo, individuare, dichiarare, relazionare sull'attuazione del programma, e quello è il termine ultimo per fare l'invio. Chiaramente comprendete che relazionare sull'attuazione di un programma così complesso, così articolato, con tante difficoltà, con tutto quello che è successo in questo periodo, non è una cosa semplice. E quindi quello è il termine ultimo per poter utilizzare, rispettare la scadenza del 15 febbraio, significa che il documento di fatto già in bozza deve essere già predisposto già a dicembre. Perché poi questi documenti sono documenti che devono essere condivisi anche con l'autorità di certificazione e con l'autorità di ADA, che devono nei documenti di chiusura scrivere le loro parti. Diciamo, in tema di contabilità, in tema di controlli, di tassi di errore, quant'altro. Quindi tenete conto, diciamo, che quello è il termine ultimo per fare l'invio, ma il documento per essere pronto in quella data già deve essere metabolizzato, diciamo, nei mesi precedenti, alcuni mesi prima. L'ultima cosa, diciamo, che mi sembrava interessante, diciamo, sottoporre all'attenzione è questo aspetto qua. Della conservazione dei documenti, che non deve essere confuso con il periodo di stabilità delle operazioni, che è invece un obbligo per cioè, le operazioni che vengono finanziate dai fondi comunitari, che in grande sintesi dice che il soggetto, cioè, il beneficiario, deve mantenere in essere l'operazione finanziaria 3 anni, se operate in questo caso regime di aiuto, o 5 anni dopo la conclusione del progetto. Questo, diciamo, è una cosa diversa invece. Quindi, diciamo, se il progetto prima dei 3 anni o prima dei 5 anni non è mantenuto in essere perché lo dismette, lo vende, lo cede, non è più, non rispetta gli obblighi per il quale è stato finanziato, allora l'operazione
deve essere revocata e quindi deve essere certificata. Questa invece è una cosa che riguarda il periodo di conservazione dei documenti del progetto, che vi dico nel 14-20, inizio del 14-20, per la chiusura del 7-13, noi su questo aspetto abbiamo salvato un pezzo del programma, perché la richiesta dei documenti fu fatta successivamente a questo periodo. Leggiamo cosa c'è scritto allora. Fate salve le norme sugli aiuti di Stato. L'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, dei fondi per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a un milione di euro, siano resi disponibili su richiesta della Commissione e della Corte europea per un periodo di 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. Che significa? Se noi certifichiamo una spesa il 31 dicembre del 2019, il 31 dicembre successivo e presentiamo i conti a giugno 2020, quindi 2019 abbiamo certificato, 2020 presentiamo i conti, nel 3 anni dopo il 31 dicembre, quindi al 31 dicembre 2023, su queste operazioni la Commissione, se ci chiede documentazione, noi alziamo le mani, avete avuto il tempo necessario, non le avete richieste, possono essere anche tutte farlocche, possono essere tutte, non veritiere, possono nascondere, avere dentro problematiche di attuazione, di controllo, di certificazione, di qualsiasi tipo. La documentazione noi possiamo più non esibirla e quindi la spesa non me la puoi più contestare. Quindi questo è un aspetto che quanto più noi acceleriamo nel corso di questo periodo, tanta più spesa noi mettiamo in sicurezza, perché se tu mi chiedi i documenti entro i 3 anni successivi, bene, successivamente tu puoi fare tutti gli audit che vuoi, ma io la documentazione non posso esibirla più. Quindi questo è un aspetto importante. Nel 2007-13, a distanza di tanti anni, ci vennero a chiedere se i progetti non funzionanti dell'epoca effettivamente poi erano funzionanti. Ma erano trascorsi questi tempi. Noi abbiamo detto, guarda, noi i documenti sui progetti non funzionanti, purtroppo a causa di trasferimenti, del deterioramento delle carte, non sono più disponibili. Ma perché tu non me li chiedi a questa data, visto che il regolamento comunitario diceva che tu avevi il 3 anni di tempo? Dopo 5 anni non te li posso più dare. E quindi si andrò a scontro, e in questo caso la Regione ebbe la meglio, perché non venne, abbiamo concluso in maniera tombale una questione invece potenzialmente aveva dei vulnus. La cosa invece nel caso di operazioni diverse da quelle di qui sopra, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di 2 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti. Quindi laddove le operazioni sono superiori a 1 milione di euro, la conservazione dei documenti è obbligatoria per i 2 anni successivi alla domanda di pagamento in cui quella spesa è stata inclusa. Quindi anche qui cerchiamo, la corsa alla chiusura è importante, perché si mette in sicurezza, cioè si può evitare un controllo documentale sulla spesa. Scusi, ma questo riguarda i controlli ex post, giusto? No, questo riguarda la documentazione disponibile per la Commissione europea, quindi tutta la documentazione di progetto. Però anche quando noi facciamo i controlli ex post, poi la spesa, se non vengono mantenuti i requisiti, viene revocata. I controlli di ex post fanno riferimento ai controlli di stabilità dell'operazione. Cioè l'operazione, una volta che è finanziata, per un periodo di tempo che può essere 3 o 5 anni, deve essere mantenuta attiva. Cioè, quindi il beneficiario si impegna a far funzionare l'impresa o l'intervento per 3 o 5 anni. Sì. Questo è l'obbligo del beneficiario. La documentazione invece del progetto segue quello che è la certificazione della spesa e la domanda di rimborso. In quel caso, a prescindere dalla stabilità dell'operazione, che chiaramente normalmente i 3 anni sono coincidenti con il caso di prima, col primo caso, quando l'operazione è inferiore a 1 milione di euro.
Quindi l'altro caso è che invece i documenti, diciamo, del progetto, dopo la presentazione della domanda di rimborso alla Commissione europea, devono essere mantenuti per un arco di 3 anni. Superando quelli, nessuno può chiedere più i documenti. Si chiude la discussione. A meno che l'operazione non è una di quelle tipo non funzionanti, diciamo, che è stata divisa in fasi, quindi diciamo, su operazioni su cui tu hai chiesto delle deroghe. Nell'ordinarietà vige questa regola. Posso intervenire un attimo con una domanda? Strana questa differenza tra i 3 anni e i 2 anni, soprattutto in considerazione del fatto che il periodo più breve è relativo a spese superiori a 1 milione di euro. Mi sarei aspettato il contrario. Questa è una domanda, o meglio una constatazione del dottor D'Angelo. La stessa cosa ho riletto e riguardato il testo più volte ed è, io l'ho interpretato in questa maniera, che nel caso di un'operazione sotto 1 milione di euro, tutto sommato parliamo di un'operazione piccola, quindi è possibile che l'attuazione dell'operazione sia avvenuta nel corso del periodo 21-14-20, quindi se tu l'hai attuata nel 2019, al 2023, quando si chiude il programma, di fatto non ti devo più esibire nulla e ho rispettato la stabilità dell'operazione. Secondo me, nel caso di un'operazione superiore a 1 milione di euro, immagino che il ragionamento sia stato questo: difficilmente loro riescono ad attuare un'operazione di 1 milione di euro nei primissimi anni. Quindi siamo in pieno redazione di documenti di chiusura e quindi diciamo, siamo nella possibilità del controllo. Però attualmente il testo dice così. Chiaramente dice che il periodo di conservazione della disponibilità dei documenti potrebbe essere interrotto in caso di procedimenti giudiziari o di richiesta debitamente giustificata della Commissione. Però mi devi interrompere i termini. Se non me li interrompi, io ritengo che decorrono senza ulteriori limitazioni. Questi sono. I documenti di chiusura del programma sono la relazione finale dell'attuazione, che è quella che invece in corso di periodo si chiama relazione annuale di attuazione, la famosa RAA, che ogni dipartimento viene chiamato a compilare per le proprie parti ogni anno. Poi la struttura dei conti, la dichiarazione di gestione e sintesi dei conti che fa l'autorità di certificazione. Il parere di audit e la relazione di controllo per quanto riguarda invece l'autorità di audit. Quindi il documento di chiusura è un documento, diciamo, complesso, non è sicuramente ipotizzabile che possa essere chiuso, diciamo, in pochissimi periodi. Questo, diciamo, era soltanto, diciamo, degli elementi di attenzione che volevo sottolineare. La prima è che lo Stato assicura che entro la chiusura del programma operativo l'importo della spesa pubblica erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei fondi versato dalla Commissione allo Stato membro. Questa, cioè, è una cosa che deve essere forse così, perché se così non fosse, significa che dobbiamo fare subito una restituzione dei soldi alla Commissione. La seconda questione è il fatto, diciamo, che nel caso dei regimi di aiuto si considera che il contributo pubblico corrispondente alle spese contenute in una domanda di pagamento sia stato versato dai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto. Cioè, che significa che nei regimi di aiuto la spesa che noi certifichiamo non è la spesa fatta dall'impresa, ma è il contributo che noi eroghiamo all'impresa sulla base della spesa che l'impresa ha fatto. Ma il contributo che noi andiamo a certificare è il trasferimento del denaro dal dipartimento all'impresa. Quindi non basta che l'impresa abbia rendicontato la spesa nel caso del regime di aiuto, ma è necessario che entro il 31-12-2023 ci sia il materiale trasferimento del denaro. L'altra cosa che volevo ricordare è, ricordiamoci che gli anticipi che vengono fatti, garantiti dalle fideiussioni, dalle polizze bancarie, devono essere coperti da spesa reale entro 3 anni e comunque entro il 31 dicembre 2023.
perché se no la spesa deve essere rettificata dalla certificazione. L'altro elemento, diciamo, che volevo sottolineare è il fatto di una indicazione prevista nel regolamento 1303 che dice che il beneficiario deve ricevere l'importo entro 90, diciamo, a fronte della spesa che ha realizzato, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento. Allora, questa affermazione all'interno del regolamento non ha una sanzione. Però, così da un confronto con alcuni funzionari, dirigenti, ex dirigenti che hanno lavorato sia con la certificazione che per l'audit, sia anche con l'agenzia della coesione, il fatto che non ci sia una sanzione sul fatto che l'amministrazione possa sforare i tempi dei 90 giorni sull'erogazione. Secondo, a detta di questi, potrebbe domani determinare, diciamo, da parte della Commissione un cattivo sistema di gestione e controllo del programma nel suo complesso. Quindi potrebbe ingenerare, come dire, un contenzioso con la Commissione che potrebbe dire all'autorità di gestione: tu, autorità di gestione, comunque non hai rispettato un'indicazione del regolamento, e sebbene non c'è una sanzione, potrebbe annoverare questa irregolarità, tra virgolette, fatemela passare, come un cattivo sistema di gestione e controllo del programma, e quindi applicare un qualche tipo di sanzione. Quindi, laddove abbiamo degli sforamenti di 90 giorni, è sempre buono provare, caso per caso, a trovare delle motivazioni, in modo tale che domani, su un'eventuale contestazione, l'amministrazione abbia per tempo già individuato delle motivazioni che ha reso pubbliche, quindi, diciamo, potrebbe mitigare la posizione di, diciamo, irregolarità. Le tempistiche, diciamo, del programma sono quindi: al 31 dicembre 2023 tutta la spesa deve essere sostenuta, effettiva e pagata, quindi, diciamo, quello è il momento in cui oltre non possiamo più ipotizzare di rendicontare spese che non siano state sostenute entro quella data. Poi abbiamo un periodo di tempo che va fino al 15 febbraio 2025 per produrre i documenti di chiusura, per fare i nostri controlli, per attuare il tutto. Sapendo che al 15 febbraio 2025 noi dobbiamo chiudere il pacchetto dal punto di vista sia delle relazioni che dei finanziamenti, che di tutto quello che sono i contenziosi, il phasing, l'overbooking, le operazioni non funzionanti. Quindi, come dire, il lavoro mentale da porre in essere c'è, che non deve scoraggiare, perché, diciamo, le tempistiche ci sono anche, le risorse in questo momento, diciamo, ci sono. Bisogna, diciamo, come dire, cercare di avere un atteggiamento attivo e proattivo, diciamo, per provare in questa battuta a porre in essere oggi delle azioni che sono dei correttivi utili per raggiungere i 4 miliardi e 2 di certificazione di fine periodo.